preso l'albero di Natale. Abbiamo preso un morto qua. Cosa? Ed è un cadavere. L'albero di Natale. Della tua vita. Con affetto le maestre Loredana, Milena, Maria Teresa, Anna Leda e Stefania. Bellissimo. Nel 97. Caro Gesù, ti voglio dire che quando ti hanno messo in croce io sono stato molto dispiaciuto. Ma tu sei stato in tutta la mia vita sempre più buono e mi sei stato vicino. Ora io non so come stai in paradiso, ma lo scoprirò presto quando sarò vecchio. Ma scusa, come non va a 7 anni a scrivere questo? Spero che tu possa fare di tutto per non far uccidere la gente tra di loro. Un bacione da Michele Vidente. Jingle Bell Rock. Praticamente oggi è 8 dicembre, la festa dell'Immacolata Concezione. Mi sono andato ad allenare, dopo ho preso questo prosecco e 2 piantine per mia mamma. Adesso gli faccio una sorpresa. Adesso le faccio una sorpresa. Because every last of creepy, if it seems when I was sleeping, and now be sure that was that night in my brain, still remains within the sound of silence. Yes,
piccolo aggiornamento. Oggi alle ore 18 avrei dovuto avere l'incontro con il presidente dell'etichetta discografica, per il quale ho fatto il provino ed è andato bene. Mi hanno chiamato che il presidente appunto ha avuto un imprevisto, quindi è tutto rimandato a giovedì. Adesso l'ansia sale. Allora, stavo caricando la mia blind audition e il mio recap di tutta la mia esperienza a The Voice of Italy sul mio canale. Tra l'altro ho un recap di tutto un montaggio che ho fatto io di tutta la mia esperienza, bellissimo. E stavo cercando di far passare il tempo per arrivare a giovedì. Oggi è finalmente arrivato il giorno dell'incontro. Non ci sono stati spostamenti, quindi alle ore 15 ho questo incontro all'etichetta discografica. Prima però volevo passare da un posto. Credo che ognuno di noi, quando nel momento in cui deve affrontare qualcosa di impegnativo, si rifugi, no? In un posto a lui caro. Un po' come quando Rocky Balboa, prima di un incontro, andava in chiesa, no? No, non andava in chiesa, si faceva benedire dal prete, ecco. Una cosa del genere. Sto andando, in bocca al lupo a me. Comunque vada, sempre avanti. Eccoci. A quanto pare è una delle etichette discografiche, se non l'etichetta discografica indipendente più importante di Milano. Sono stato con il presidente, che mi ha ricevuto, mi ha accolto, sono entrato nei suoi studi e io non ho sbagliato nulla fino adesso. Mi sono stati fatti i complimenti, mi è stato detto che il mio materiale piace ed è piaciuto. Adesso verrà inoltrato a una forte casa discografica. Questa per me non è una vittoria, è qualcosa che non si può spiegare se non sei in quest'ambito. Mi ha detto praticamente come stanno le cose nella musica italiana, mi ha detto che nessuno più produce, mi ha fatto i nomi anche di grande realtà che non producono più ormai. Quindi mi ha detto: credimi, tu, il fatto che tu da solo sei arrivato all'incontro con me è qualcosa che non succede mai, perché se sei lì vuol dire che sei veramente bravo. The Voice ci importa poco, quindi adesso devo tornare a casa, devo inviare tutto il mio materiale a loro. E lui ha detto davanti a me, alla segretaria, di sottolineare il fatto di ascoltare i miei brani a questi colossal appunto della musica in Italia, e poi si vedrà. Ora sto raggiungendo mia mamma che mi aspetta al McDonald's e io sono contentissimo. Qui si chiude l'episodio 8. Ho da dire una cosa al Michele: sei fortissimo, non mollare mai, perché rimani come sei, non cambiare mai.